A distanza di 40 giorni dalla matematica retrocessione in Serie C e a 11 giorni dalla data del 28 giugno, termine perentorio per presentare la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato, non ci sono annunci ufficiali da parte del Pescara. Chi sarà il nuovo direttore sportivo? Chi sarà il nuovo allenatore? Ma non solo, che fine faranno i direttori in scadenza? In questo mese e mezzo si è ventilata sempre l'ipotesi di un nuovo incarico per Antonio Bocchetti nello scouting. E Giorgio Repetto resterà senza contratto? Per il settore giovanile si dovrebbe continuare con Giuseppe Geria. Il condizionale va usato non tanto perché c'è dubbio sulla permanenza del dirigente calabrese, quanto per il fatto che possa essere ancora un papabile per la carica di direttore sportivo, anche se negli ultimi giorni le sue quotazioni per quell'incarico sono in ribasso. E proprio su questo ruolo così delicato la questione è più nebulosa. Tantissimi nomi sono circolati. Tra questi c'è chi un contatto vero e proprio non l'ha mai avuto col Pescara, chi invece è stato vagliato ma non ha più contatti da tempo. È il caso di Pietro Fusco, il cui nome resta tra i possibili, ma fino a ieri non aveva avuto altri contatti col club biancazzurro. Fusco, che è ancora legato contrattualmente alla San Benedettese per altri 12 mesi. Nelle ultime ore torna invece a circolare un nome già accostato al Pescara a metà maggio. Si tratta di Luca Matteassi. La differenza rispetto ad allora è che Matteassi ora è libero, avendo risolto due giorni fa il contratto che lo legava al Modena fino al giugno 2022. La nuova proprietà emiliana ha puntato su un altro direttore, ma il fatto che la risoluzione sia arrivata in questi giorni può essere un indizio. Sul fronte allenatore, Gaetano Oteri è il nome prescelto. Si attende ancora la comunicazione della risoluzione del contratto con il Bari prima di potersi legare al Delfino. Se poi sarà ufficializzato lo stesso Oteri e non ci saranno colpi di scena, resterà da capire se e come sarà stato il neo DS a vagliare ed eventualmente scegliere il neotecnico. Sebastiani ha più volte dichiarato che sarebbe stato annunciato prima il direttore sportivo e poi l'allenatore, poiché il DS avrebbe dovuto fare la scelta d'accordo con la società. Ma il nome di Oteri è forte da settimane, quello del DS no. È arrivato per il momento degli annunci, se non sarà domani, subito dopo. E poi si penserà anche al raduno, date, luogo e quindi l'organico, il suo allestimento. Sicuramente la società si è mossa in queste settimane, ma questa è la fase in cui imprimere un ulteriore cambio di passo per approntare la stagione del rilancio.